testimonial di questo corso. È uno showman nato. Lui è nato per stare in mezzo alla gente. E quando uno entra in un bar, magari entra che ha qualche problema, un po' triste, vede questa bella faccia Alessandro che gli fa un caffè, e la tristezza va via e mette felicità alla gente. Quindi l'obiettivo di Alessandro è far felice le persone. Cosa c'è di più di bello di questa cosa? Barman inclusivo, è queste parole che vengono usate per non dire disabili. Ma loro sono disabili, ma alla fine sono persone come noi. Hanno delle difficoltà, ma possono essere inseriti benissimo nel contesto attuale, nella società. Allora si inizia a fare un po' di affè e cappuccini, che dite? Si è già fatto. Fai vedere a tutti i tuoi amici e colleghi come è compattato e prestato il caffè, ragazzi. Questo lo sapete fare tutti, ma ve lo rispiego perché è importante. Che mi capirebbe fare in barista? Dove vuole il caffè? Loro vedono come si fa il caffè, i cappuccini, servire, rapportarsi con il cliente. Stop, basta, guarda, ha accennato anche un po' Ricina. Sì. Gregor, Elena sta portando il caffè, quindi grazie. Ragazzi, un applauso. È mio sogno fare i caffè e i cappuccini. Perché per capire la disabilità bisogna mettersi nei loro panni. Mettetevi voi nei panni di un disabile. E allora capirete che anche voi volete essere parte integrante di questa società. Cosa c'è più di bello magari di entrare in un bar e dietro a un bancone vedere un ragazzo down, un ragazzo con qualche ritardo, un ragazzo autistico, insomma. Perché loro non devono fare le stesse cose che si fanno noi? Le gens sont faits, il gioco è fatto. Sì, sono perché. Parli con francese? Lembra più. L'ultima lezione sarà un piccolo esame, perché ovviamente loro avranno il loro diploma, il loro attestato di barman di primo livello, che verrà consegnato a tutti loro. Io farò fare delle tre prove, prove che saranno fare un espresso, un caffè macchiato e un cappuccino. E poi lo dovranno anche servire. C'è la gente che viene a pigliare il caffè, chiacchierare, scherzare, anche parlare anche. A me mi piace fare questo. Cosa fondamentale, come dicevo prima, non è solo quello di insegnare un lavoro e dargli dignità, ma anche di inserirli nel mondo del lavoro. E quindi sia anche da monito degli altri miei colleghi imprenditori che possono assumere una persona con disabilità. Questo è il segreto della società del futuro. Chi è in difficoltà, bisogna tutti fermarsi ed aiutarli. Ciao!